Salve a tutti ragazzi, io sono Jovis Po dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del PSG e della Svezia, in questa versione Man of the Match. Prima di iniziare voglio ringraziare Manuel per averci prestato il suo Ibra, senza di lui dubito che avremmo fatto questa review, perché come ben sapete Ibrahimovic Man of the Match è quasi introvabile sul mercato, quindi devo assolutissimamente ringraziare Manuel per questa opportunità. Ibra è sicuramente uno dei più forti attaccanti del gioco e lo è anche nella vita reale. Con i suoi gol ho risolto molte partite. È un attaccante di peso che fa molto bene il suo dovere, grazie molto al suo splendido tiro, e sa segnare anche col piede debole, che è il mancino, grazie alle sue 4 stelle piede debole, che a parer mio sono 5 in game, perché di sinistro sbaglia davvero pochissimo, quasi niente. Sulla carta ha 96 di tiro con 91 piazzamento, 96 finalizzazione, 98 potenza tiro, 93 long shot, 97 tiri al volo, 96 rigori. Io ho trovato ottimo tutto del suo tiro, sia la potenza che il piazzamento e persino i tiri al volo, perché riesce a colpire la palla in maniera ottima anche a mezz'aria. A differenza dell'IF è migliorato il suo tiro a 79 di velocità con 77 accelerazione e 80 velocità massima. Non è il massimo in velocità, però non è nemmeno lentissimo, ha una velocità tutto sommato accettabile. Un'altra ottima caratteristica è il suo dribbling. A me è piaciuto tutto eccetto l'equilibrio, che ancora una volta anche in questa versione rappresenta una nota molto dolente che lo penalizza nel tirare e nei contrasti. Comunque ha 93 di dribbling con 93 agilità, 44, solo 44 equilibrio, 91 riflessi, 97 controllo palla e 95 dribbling. È molto agile nonostante la sua altezza, 196 cm, ed ha come specialità funambolo, ovvero in determinate occasioni farà tiri in rovesciate ed altre cose acrobatiche. Ha un ottimo controllo palla, la stoppa ottimamente ed anche in corsa non se la allunga troppo. Ha un fisico sulla carta davvero ottimo, almeno sulla carta, attenzione, con 92 suddiviso in 83 resistenza, 99 il massimo in forza, 89 aggressività. È molto 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 aggressivo, anzi forse troppo, perché spesso e volentieri era lui a far fallo. Sulla carta ha una forza mostruosa, ma in game purtroppo non sempre la dimostra, perché il suo equilibrio lo penalizza. Parliamo anche del suo colpo di testa, è buono, ma purtroppo non salta molto, anche se potrebbe non servirgli avere un'ottima elevazione per via per l'appunto della sua altezza. Comunque ha 77 di elevazione e 89 precisione di testa. Riesce a colpire bene la palla di testa, ma purtroppo non ha un ottimo salto. Ha anche dei passaggi buoni e nelle clip vedrete solo un assist, perché l'ho usato poco nei passaggi, negli assist, perché volevo testare a fondo il suo dribbling e il suo tiro. Comunque ha 86 di passaggi con 88 visione, 80 cross, 89 passaggi corti, 80 passaggi lunghi e 84 effetto. L'effetto rientra anche nei tiri a giro, che sono buoni. In generale ha dei buoni passaggi, sia corti che lunghi. Sa far bene anche gli 1-2. Ma io principalmente l'ho usato molto, come ho poc'anzi detto, nel tiro e nel dribbling, perché a parer mio Ibra deve segnare, non deve passarla ai compagni. Sì, all'occorrenza sa anche passarla, quindi questo è un fattore molto buono e molto positivo di questo giocatore. Ha un work rate per un attaccante quasi perfetto, ovvero medio-basso, e questo unito al suo piazzamento fa sì che rimane molto in attacco, ma viene a dare una mano sui calci d'angolo avversari. A parer mio ha dei buoni calci piazzati. Di più mi sono piaciute le sue punizioni tese, perché sono potenti e precise. Infatti in una clip vedrete un bel calcio piazzato teso. Sulla carta ha 84 di precisione su punizione, che in game viene rispecchiato. A parer mio ha un prezzo davvero eccessivo.
che va dai 6 milioni circa ai 9 milioni ed è quasi introvabile se non introvabile sul mercato. L'ho utilizzato come punta unica in un 4-3-3-4 e devo dire che fa il suo dovere in maniera ottima. Riassumendo, pro 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, tiro, tutto, dribbling e punizioni tese. Contro, prezzo e equilibrio. Il voto è un 9. Questa carta mi è piaciuta un filino in più rispetto alla sua versione second in form. È stato migliorato a parer mio un po' di più il suo tiro, però le altre caratteristiche e le altre statistiche sono rimaste alquanto invariate. Quindi vi consiglierei anche di prendere la sua versione SIF se non avete tutti quei crediti e se non riuscite a trovare Ibra Man of the Match sul mercato. Dunque ragazzi, la player review di Ibra Man of the Match termina qui. Se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, non dimenticate di iscrivervi a questo canale, non dimenticate di mettere mi piace anche alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.